Buon salve cari pixelini e benvenuti e bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Ragazzi, oggi dobbiamo darci dentro, bisogna terminare questo capitolo sperando che poi giovedì esca una seconda parte. Ragazzi, oggi è l'ultima puntata ufficiale di questo capitolo, ora andiamo a vederla, ma non vi preoccupate perché nei giorni in cui non ci sarà questo gioco vi farò uscire Harry Potter Wizards Unite. Andremo a scoprire questo gioco. Per ora le puntate che sono uscite finora è stata una sola, ne uscirà una oggi alle 15. Ehi, ma mi sembra leggermente diversa questa parte. No, è sempre uguale. Oggi alle 15 ne uscirà una seconda parte in cui andremo sempre a caccia di minacce, questi soquadri, cose strane. Ma dalla prossima puntata, che a questo punto potrebbe uscire o dopodomani dopo le lezioni o fra 3 giorni, devo un po' vedere come sono organizzato, che poi tra l'altro in questo momento non ho la corrente in casa, quindi è un po', insomma, un casino, sono successi casini di cui non vi parlerò adesso, e quindi andremo anche a vedere tutte le meccaniche di gioco eccetera eccetera, perché ci sono delle cose strane dove la gente può collaborare per andare a giocare. Ma adesso non perdiamo altro tempo, ragazzi. Abbiamo trovato nell'ultima puntata lo snaso della Rakepig, che quella maledetta putroccola ha abbandonato al suo destino, e andiamo adesso, subitissimo, a cercare di scoprire che destino fare a questo snaso. Ci metterà 3 ore a caricare perché non ho la fibra, non ho corrente. Maledetto. Ed eccoci qua, finalmente ha caricato tutto, siamo pronti a iniziare. Ma attenzione, c'è della gente che ci vuol parlare. Le forchette e i cucchiai qui non sono abbastanza luccicanti per tentare il tuo snaso. Eh sì, lo so, per fortuna il mio snaso sta tranquillo. Dov'è il mio snaso, a proposito? Sarà lì per terra? No, è su questo tavolo. Ok, è insieme a Ben, perfetto. Se vuoi farti una risata, vieni all'Emporio di Zonko. Me lo stai dicendo come se non ci fossi mai entrato? Sviluppatori, le voci su quello che sta succedendo a Hogwarts corrono. E fatti cazzi, i cosiddetti tuoi. Che cavolo, e tutti a farsi cavoli miei. Salve Ben, sei tornato vivo oppure sei sempre minaccioso? Non mi avevi mai detto di calmarmi? È vero, ragazzi, nell'ultima puntata mi sa che Ben ci ha detto cose. Io continuo a dire che secondo me Ben è sotto una maledizione, o comunque lavora per la Rakepig, o c'è qualquadra che non cosa. Nella buca del berretto rosso? Eri nel panico più totale. Una volta ero così. Aspettate, Ben però ora ha un nuovo momento di spavalderia, quindi devo aggiornare la sua voce. Non ero nel panico. Diciamo che prima eri sempre nervoso. Le cose sono cambiate ora. Ha. Quindi cosa te ne fai di questa chiave di corallo che aveva Falce Dolce? Innanzitutto, la chiave la dai a me perché sono io lo spezza incantesimi. Quindi non te ne fai nulla, tu. Oh, quanto mi mancava questa cosa dello snaso. Ragazzi, potrei stare per ore a guardarlo. Per ore. Se l'ultima sala maledetta è sott'acqua, potrebbe essere un indizio. A dire il vero, non voglio più parlare di sale maledette. Non credo ne abbiamo parlato abbastanza, o perlomeno di quello che ci è successo nell'ultima. Non sei in te, Ben. Non sei più un fifone di Mercole. Intendi dire spaventato da tutto in ogni momento? Non è solo questo. È principalmente questo. Intendo che un recinto pieno di cuccioli di Krupp e di Puffskin o com'è che è, non ti ha suscitato nessuna reazione. Anche questo. Secondo me il prossimo capitolo sarà la maledizione di Ben. E questa ossessione di trovare lo snaso della Rakepig. Silenzio. Non parlate. Ben? Che succede? Falce Dolce. È sparito ancora. Dobbiamo trovarlo, assolutamente. Ma se l'abbiamo appena trovato... Perché mio fratello, voglio dire, lo snaso continua a sparire. E poi sarei io quello ossessionato, Rocky? Oh, fare il... che cavolo, stai al tuo.
Credo che dovremmo trovarlo. Intendo dire falce dolce, non mio... So cosa intendi. Sì, cerchiamo. Mamma mia, Ben è veramente antipatico, eh. Cioè, mamma mao, cioè, Ben. Un'oretta di Ben, ma io veramente non lo sopporto già più. Questo snaso porta solo guai. Credo che la tua creatura sia appena passata di corsa davanti al mio tavolo. Ma non sei seduto su un tavolo, Milton. Ovunque si nasconderà, falce dolce, non potrà mai fare a meno di sporcarsi. Cosa? E quindi, anche se si sporca? Il tuo snaso ha cercato di rubarmi dalle tasche. Non è il mio snaso, è di quella putroccola. Forse falce dolce non vuole farsi trovare. Ma dai. Tieni il tuo snaso lontano dalla burro birra. Non credo che gliene freghi molto. Forse falce dolce sta scappando perché gli manca la rake pick. Boh. Falce dolce? Falce dolce! Falce dolce avrà un bel da fare per cercare oggetti luccicanti in questa segatura. Quale segatura? Non c'è segatura. Credo che la tua creatura sia... L'ho già letto, ragazzi, l'ho già letto. Ragazzi, direi che abbiamo letto tutto, quindi ci muoviamo velocemente, mentre vi ricordo qua sotto la mia lista acquisti Amazon, eccetera. E vi ricordo alle 15 il video di Harry Potter Wizards Unite. Raccogliamo tutto questo e ne andiamo avanti. Eccolo qua. Abbiamo ritrovato Falce Dolce, per ora. Ma mettegli un collare a questo animale? Ma quanto sei bello! Ben, ancora non capisco perché è stato così importante trovarlo. La Rakepick non può continuare a lasciarsi cose alle spalle e farla franca. Secondo me, non lo so, non so se è semplicemente un... vuole punire la Rakepick per ciò che ha fatto i suoi amici, oppure la Rakepick fa cose. Ha abbandonato tuo fratello, ha abbandonato Falce Dolce e ci ha abbandonati nella sala. Ci ha lasciati a morire. Finalmente un po' di vere emozioni. Mi stavo preoccupando, Ben. Non ho paura. Non più. Sono... Stai cercando di essere più coraggioso? Sì, lo so. Non più. Ora sono... invincibile. Ragazzi, non è che il drago sia impossessato di Ben? Cosa? Sei invincibile? Non mi credi? No. Non ti credo, nessuno è invincibile, Ben. Solo io, Harry Potter e Silente. Prima la pensavo anch'io così. Ecco perché vivevo nella paura. Ma dopo tutte quelle voci su qualcuno che sarebbe morto a Hogwarts quest'anno, dopo aver atteso e atteso con un nodo allo stomaco, non è morto nessuno. Non è ancora finito l'anno scolastico, ragazzi. Non è ancora finito, puoi ancora morire. Continuavo ad aver paura perché ero convinto che sarei morto io. Ma sai che... ma sono ancora qui. Ben, queste sono parole coraggiose. Ma... era ora, credo. Da adesso in poi prometto di diventare una persona nuova. Ragazzi, non mi... questa voce per Ben non la voglio fare per sempre, voglio tornare a balbettare, Quando tornerò dopo le vacanze estive, vedrai. Sempre che tornerai, magari non ci saranno le vacanze estive. Magari esploderai prima. Nessuno si approfitterà più di me o finirà di nuovo, o ferirà di nuovo i miei amici. Mi sa che diventerà un bullo, Ben. Quello che è successo quest'anno lascerà un segno indelebile quasi su tutti. Ben, non ti ho mai visto così... Non so cosa dire. Dovremmo recuperare Falce Dolce prima di perderlo di nuovo. Vabbè, l'abbiamo appena recuperato, non devo di nuovo recuperarlo per la terza volta, spero. Ah, ok, ora ci segue, non so perché è scappato per nulla. Ragazzi, io Ben continuo a non comprenderlo, cioè non ha senso. Oh, Charlie, eccoti qui, Rocky. Dobbiamo tornare a Hogwarts. È ora di dire arrivederci a Bill. Ragazzi, è vero, Bill ora... finisce l'anno scolastico. Bill adesso finisce. Questo è l'ultimo anno di Bill e per fortuna siamo al decimo livello di amicizia con Bill. Sennò non potevamo ovviamente ricevere tutti i premi di Bill.
Ma questo, ragazzi, lo faremo nella prossima puntata. Perché, ragazzi, è finito il capitolo 32. Nella prossima puntata faremo le lezioni del capitolo 32 per poi andare finalmente al capitolo 33. Ci sarà uno stacco di qualche giorno perché i capitoli escono di giovedì. Io sto registrando ora che è domenica, quindi è lunedì che esce questo video. Martedì ci saranno le lezioni. Mercoledì vi farò uscire Wizards Unite. E se riesco anche magari un'altra delle pozioni che ancora non ho finito di farle. E poi giovedì lo stesso uscirà Wizards Unite. Per poi venerdì finalmente, spero, uscirà un nuovo capitolo di questo fantastico gioco. Ma ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Potoquas Mister. Mi raccomando di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un bellissimo mi piace qua sotto. E fatemi sapere se voi avete scelto sì a Ben al posto di no. Direi che per oggi è tutto, che altro dire? Fatto il misgatto! Mamau!